Massimo Angelini, un appuntamento importante. Leggiamo alle sue spalle Road to 5G, cosa siamo qui oggi a fare a Roma? Ma questo è un appuntamento importante nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile. È un appuntamento nel quale si parlerà appunto di città sostenibili, che sono l'obiettivo 11 dell'agenda 2030 appunto sulla sostenibilità. Sono 17 i goals di questa agenda, uno riguarda appunto le città e le comunità sostenibili. Perché Win 3? Perché noi abbiamo naturalmente oggi, con gli investimenti che faremo sul 5G, vediamo nelle città il contenitore ideale, perché questa tecnologia e i nuovi servizi che verranno sviluppati potranno, secondo noi, far fare un deciso salto di qualità appunto al funzionamento delle nostre città. Tanti nuovi servizi che si svilupperanno, dalla gestione della mobilità alla telemedicina, alla gestione dei consumi energetici ed idrici, al monitoraggio sulla stabilità dei palazzi, alla e-agricultura, cioè tutta una filiera di servizi pronti ad essere sviluppati grazie appunto al nuovo ecosistema digitale. Questa è la ragione perché appunto Win3 ha deciso di essere presente ed essere protagonista in questa giornata. Un gioco di parole: futuro sostenibile, ma il 5G comincia già a essere anche presente. Beh, naturalmente dopo la gara dello scorso anno è evidente che tutte le aziende, anche noi, insomma, si stanno preparando ed attrezzando per il futuro lancio dei prodotti e dei servizi 5G. In questo momento naturalmente noi stiamo scaldando i motori, come giusto che sia. Siamo convinti di avere tutte le carte in regola per fare, quando ci saranno i lanci commerciali, per fare ovviamente la nostra parte. D'altronde la testimonianza che ogni giorno i clienti ci danno, insomma, scegliendo Win3, credo che sia proprio un buon viatico da questo punto di vista. I lettori di Mondo 3 sono spesso anche clienti Win3. Una domanda che viene spesso dalla nostra community e riguarda la rete unica, quella 4.5.g. Qual è più o meno lo stato d'avanzamento e gli obiettivi appunto di Win3? Ma noi stiamo concludendo il nostro progetto di consolidamento della rete. Lo concluderemo sostanzialmente subito dopo l'estate, diciamo entro la fine di settembre. Prima dell'estate tutte le grandi località turistiche avranno la nuova rete consolidata, e naturalmente quello che ci aspettiamo è che l'esperienza di consumo dei nostri clienti cambi radicalmente. Sta avvenendo già oggi in più di 2/3 d'Italia, nell'ultimo terzo sta arrivando con una velocità incredibile. L'attesa che i nostri clienti hanno, giustamente, quelli che la stanno sperimentando, sono la testimonianza di quanto questo sforzo stia dando risultati incredibili.